Benvenuti in un nuovo video. Oggi daremo un'occhiata all'evento del pesce d'aprile di War Thunder. Per entrare in questa modalità basta andare a cliccare sul banner che avete qui in alto con scritto Mobile Infantry Event e potete prendere parte direttamente alle partite. Direi di iniziare perché ci sono un po' di cose di cui volevo parlarvi a inizio partita. Andiamo! Ok, perfetto, posso utilizzare direttamente gli americani, così vi faccio vedere immediatamente l'arma che probabilmente aggiungeranno tra qualche aggiornamento. Parlo ovviamente dello Spike. È un missile di costruzione israeliana che viene montato su elicotteri, carri armati, IFV, è veramente molto versatile e può essere montato su praticamente qualsiasi piattaforma e può essere utilizzato anche da fanti a terra. Per certi versi è simile al Javelin, anche come funzionamento. In pratica agganciate il bersaglio e lanciate il missile e fa tutto da solo. Addirittura il nostro IFV italiano, il Freccia, può montarlo. Oltre agli Spike, il nostro soldato è armato con un'armatura che assomiglia molto a quella degli artificieri. Poi l'elmetto assomiglia tantissimo a un Fast MT, americano sempre, e ovviamente a una 12.7, addirittura con le maniglie. Non servono molto, ma li ha. Ok, c'è un bersaglio lì avanti, vediamo se riesco... Oh, oh, vediamo se riesco ad agganciarlo. Lanciata. Wow, l'ha evitato, grande. Prossimo. A corto raggio ha questo difetto. In pratica dovete lanciarlo quando il bersaglio è in piano, altrimenti fate comunque fatica. In piano è una certa distanza, chiaramente. Ovviamente con i carri armati e con gli elicotteri avrà tutt'altro effetto, perché i carri armati e gli elicotteri si muovono molto meno rispetto a questi omini. Vediamo se riesco a farlo fuori. Quello mi sembra più fermo. Devo ricaricare. Perfetto, andato. Bene, c'è un altro. Peccato che non ho più i missili, devo andare a ricaricarli in base. Inoltre questa modalità mi piace un sacco perché potete provare degli FV, carri armati e elicotteri, che altrimenti non potreste provare. Quindi è un'ottima occasione. Per i russi c'è il T-80 BVM, il BMP-3 e il Mi-28. Sinceramente, era da un po' che non mi piaceva così tanto un evento del pesce d'aprile. L'ultimo che mi è piaciuto davvero tanto è stato War Thunder 2077. A un certo punto giocavo solo quello praticamente. E questo non è da meno, mi piace. Soprattutto perché potete sfruttare la verticalità delle mappe. Cosa che ovviamente con i carri armati non potete fare. Allora, voglio provare a salire qua sopra. Ho la voce un po' rauca, ragazzi, perché è iniziata la primavera e io sono allergico a tutte le piante del mondo, quindi mi spiace, ma devo fare così i video. Libero, libero. Occhio che sono molto vicino allo spawn, non me ne sono reso conto. Comunque voglio ritirarmi, qua sono troppo esposto. Avevo detto che volevo sfruttare la verticalità e mi sono ritrovato ancora per terra. Contatto. Oh, è un T-80 BVM quello. Senza missili faccio poco. Voglio andare a ricaricare. Vado verso Charlie allora, perché bravo, è troppo esposta. Probabilmente qua a destra c'è un bersaglio. Sì, vedo il tracer. È ancora vivo, eh. Andato. Non l'ho ucciso io, purtroppo. Questo è uno sniper, andato. C'è un altro bersaglio lì in frontale. Ok, sniper andato. Ok, bella. Bel gioco di squadra lì. Libero. Vado verso Charlie, provo a ricaricare qualche colpo. 4 kill, 0 morti, wow. Ok. La 12.7 è abbastanza formidabile anche in questa modalità. Ci metto pochissimo a ricaricare i missili, fantastico. Ma i nemici, ok, è ancora pieno di nemici. Oh, contatto. Andato, bene. Vediamo se mi fa ricaricare anche la 12.7 in base oppure non posso. Vediamo, contatto. Oh, 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 contatti multipli. Non posso ricaricarla, forse devo finirla completamente. Wow, GG. Mi ha lanciato un missilone. Ok, forse
No, questi sono missili praticamente a guida laser normale, quelli russi. Usiamo il Bradley, dai. Voglio provare a usare un IFV. Devo stare attento perché lì sembra esserci... È un T-80, ok. Avanziamo. Ma il Sepp non riesce a ucciderlo, ah, ok. Che fatica però, fratello. Contatto, vediamo la distanza. Ok, è andato. Ci ha pensato l'air defense. No, ragazzi, mi piace troppo sta modalità. Cioè, guardate anche l'ambientazione con le... con tutti il... queste specie di tute che sembrano degli Exo. Non so se avete presente, tipo Advanced Warfare. No, no, figo, figo, mi piace troppo. Sembrano anche un po' le tute di Edge of Tomorrow. Libero, libero. Devo guardare molto sui tetti, eh. Giustamente. Perché potrei usare anche il drone. E poi in realtà c'è anche un... una classe, diciamo, di tute che ha anche il drone. Il quadricottero, per essere precisi. Dovrebbe essere la tuta antiaerea. O air defense si chiama, comunque da difesa aerea. Quella con degli stinger avanzati per gli americani. Oh, 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 contatto. Wow. È abbastanza lento questo carro però, eh. Ma quello? Mi ha distrutto la canna quel soldato, ma non il lanciamissili, quindi me la sono cavata. Sento un carro qui alla mia sinistra. Mi sa che l'ha ucciso l'Abrams, grandissimo, ottimo lavoro. Ma l'Abrams Sepp è bello tosto, eh. Anche delle ottime munizioni. Ok, così posso lanciare anche i missili in questa marcia. C'è qualcosa sul tetto? Decisamente. Wow, il 25 mm non gli ha fatto nulla praticamente. È un 25, eh? Sì. Mi dimentico sempre il calibro dei Bradley. Alleato. Ok. Non può resistere più di tanto, però fortunatamente. Vediamo qui avanti che cosa c'è. Libero, libero. Sto guardando anche molto sui tetti. Perché è da lì che mi potrebbero attaccare. Io infatti Bradley cerco sempre di attaccarli dall'alto. Perché avendo un cannone da 25 mm così. Oh madonna, se resiste l'amico. GG. Oh, sempre gli assalto che mi seccano. Allora, Apache? No, l'Apache è troppo vulnerabile. Io direi di utilizzare lo sniper, dai. Non l'ho ancora usato. Lo sniper ha un cannone da 30 mm che è praticamente one shotta. E in più ha anche due razzi hit. Non sono guidati, quindi bisogna spararli a occhio. Però sono efficaci. Libero, ok. Oh, quel Sepp che si lancia grande. Avevo un contatto dietro. Meno male che sono comunque assieme della gente con la testa, fortunatamente. Ok, catturiamo la base. Ma anche il movimento della testa, ragazzi. Poi dovrebbe avere anche un fast MT come elmetto? Sì, dovrebbe essere un fast MT quell'elmetto lì. Poi praticamente è la tuta da artificiere quella, il Juggernaut. Ma quello era un B28 bassissimo. No, ragazzi, più lo gioco più mi piace. Non so perché, però a me è sempre piaciuto
diciamo, il concetto di esoscheletro, no? E questo è praticamente un esoscheletro. E vedere questa cosa in War Thunder è super. C'è un contatto, vediamo se riesco a distruggerlo con le HVT. Mi sa di no, vero? Non è facile colpirlo, anche perché non ho la possibilità di agganciarlo. Ok, pensiamo magari agli altri soldati qua sotto. Ma non stanno avanzando? Oh, santo Dio. L'ho cingolato, ma è ancora più che attivo il maledetto. I razzi sono efficaci, ma giustamente il T-80 ha la corazza reattiva, quindi posso fare ben poco. Speriamo che lo finiscano. Contatto? Sì, però è nascosto. Eccolo lì il T-80. Non riesco neanche a penetrarlo. 68 mm di penetrazione sono veramente troppo pochi. Stiamo perdendo però. Ok, no, abbiamo recuperato Alpha. Stiamo recuperando Alpha in teoria. Vediamo se avanzano. Volevo holdare la posizione. Ah, se lo prendevo al volo, quella era una bella kill. Secondo me stanno andando verso Charlie. È troppo libera la zona. Ok, contatto. Vediamo se sale sul tetto. Già. Wow, come ho fatto a dingarlo lì. Si avanza. È uno sniper anche lui, mi sa, vero? Già. War Thunder, ma FPS? Che succede? Voglio capire che cosa fa. Provo a smoccare. Non cambia niente, però. Però esplodo in aria queste munizioni, fantastico. Così posso riposizionarmi. E niente. Ho trovato la mia modalità preferita. Fantastico. Bella, bella tattica. Lo so che mi sto facendo i complimenti da solo quando stiamo perdendo, però. GG. Bella partita. Ne avrei uccisi altri due lì. Ok, Città del Sole ancora una volta, però stavolta sono con i russi, perfetto. Mi sa che userò lo sniper all'inizio. Dopo voglio provare assolutamente il T-80 BVM. A parte che ce l'ho il T-80 BVM, ma non l'ho sbloccato completamente. Questo è sbloccato completamente. E sono sicuro che comunque in questa modalità performa bene. Anche perché ha un sacco di corazza reattiva. Ok, vediamo se riesco a saltare da questa costruzione a quella. No, non ce la faccio, ok. Comunque devo stare attento, perché qua c'è questo condizionatore che posso utilizzare come copertura. Perché sono veramente indietro. Qua posso vedere soltanto Charlie. Avanziamo. Fa impressione camminare in War Thunder, ragazzi. Fa veramente impressione. Invece le armi che hanno comunque le tute, diciamo, russe non sono niente di speciale, ecco. Sono comunque cose simili che ci sono già in game. Vediamo se riesco a colpire questo qua. E fermati, bello mio. Prendi la mira. Che palle, stai fermo. Quasi. Mi sparano. Non posso vedere se dove mi hanno colpito, però. Peccato. Aspettate, voglio capire dove è questo tizio. Libero. Non è ancora là in cima che si muove, maledetto. Ah, ho capito. È nel piano sotto. Giusto? Sì. Là ce n'è un altro. L'ho colpito, ma non gli ho fatto nulla. Alleato. Alleato. Avanziamo, dai. Rimanere qua incagnati non serve a nulla. Pensavo one shotassero sempre queste munizioni, ma dipende comunque da dove colpite, quindi ha senso. Libero, su Charlie stanno facendo un macello gli alleati. Quello è un contatto nemico. Non riesco a saltare lì. Adesso sì. Wow, così ravvicinato non me l'aspettavo, devo essere sincero. Oh mio Dio. Antitank?
Gli ha sparato un tuo 2B addirittura, eh. Il tuo 2B fa paura. Carica top down attack. Avanziamo. Quell'edificio libero. Oh, ma quanti ce ne sono qua? Wow, al volo. Senza mirare addirittura. Sono tantissimi, mi devo ritirare. Smocco e via. O meglio, non ritirare, riposizionare, ecco. Ritirata strategica. Anche se è un evento, a me piace lo stesso sopravvivere. Ok, GG. Non ero in copertura, peccato. Ah, ma proprio mi ha pushato malissimo, chiaro. T80, vai, subito. Allora, ho un sacco di munizioni. Queste non... Ah, ho caricato per sbaglio delle hit. Comunque, ho un sacco di munizioni ok per ovvi motivi. Allora, termico, puntamento dell'artigliere, perfetto. Preferisco avere un sacco di HE, tanto è più facile incontrare soldati a piedi piuttosto che MBT in questa partita. Controllare sempre i tetti, Cass, mi raccomando. No, ragazzi, questa scena è pazzesca. BMP3 che combatte in un incrocio mentre saltano delle tute degli esoscheletri, bellissimo. Niente, più lo gioco più mi piace. Oh! Contatto. Ok. Non sembra niente di incredibilmente armato quello, fortunatamente. E meno male che hanno messo il T80, perché almeno ho vagamente una retro. Devo togliere sto NVD che faccio fatica a vedere i bersagli. Maledetto. Ma questo cosa pensa di fare, amici? E la madonna! Ha tankato tantissimo, anche se gli ho sparato un HE vicino. Quindi gli HE funzionano poco anche contro questi bersagli. Quindi gli HE contro questi bersagli funzionano poco, va bene. Fammi usare la 12.7 allora. Devo ricaricarla. No! È che l'HE si muove comunque lento rispetto a quel bersaglio lì. Oh santo dio. Ah, bene. Ci sono un sacco di unità attorno a me e io sono rimasto senza fanteria. Madonna, se riuscivo a ucciderlo lì sarebbe stato veramente top. Elicottero? Sì, alleato, Mi-28. Bene. Avanziamo un attimo, vediamo dove si stanno nascondendo. Charlie la stanno ricatturando, eh. Contatto. Due bersagli almeno. L'ho colpito al volo, ma anche in questo caso non ha sortito effetto l'HE. Andiamo di hit allora. Ho finito la 12.7, triste. No, questo è un Abrams. Gli ho spaccato la culatta comunque, bene. Amico mio, senza culatta vai poco lontano. Oh, oh, oh. Questo? Questo che se mi salta sopra il carro è finita, eh. L'ho preso in pieno con l'hit. Oh, santo dio. Quello secondo me è sempre uno sniper, eh? Fratello, però. Bello il T80, questa modalità. Perché comunque ha una velocità della torretta abbastanza impressionante. Perché comunque ha una velocità di rotazione della torretta abbastanza impressionante. Quindi in questa modalità si può sfruttare al 100%. È andato pure quello. Ma ho visto uno cadere da 10 metri, tipo.
Secondo me c'è qualcos'altro là avanti. Catturiamo, bravo. E magari ricarico anche qualche colpo, dato che ci sono. C'è un Abrams là dietro. Bene, c'ho anche un alleato qua. Sento dei passi, ma... Ok, stanno catturando, bravo, anche loro, ok, chiaro. Dall'alto. Andato. Ma c'è un bersaglio ancora. È lì sopra, sul ponte. Lo sentivo, sentivo i passi, infatti. Come si scende? È sceso, eh. Maledetto. Mi ha preso la culatta. GG. GG, ne ho fatti fuori 6, ma... escono dalle pareti, praticamente.